Allora, qua si deve approvare la manovra, bisogna fare presto perché insomma è pur sempre il 23 dicembre, ma se ne è discusso in Parlamento, mi pare di no, insomma, sostanzialmente, vero? Mi pare di no, ma diciamo siamo di fronte a una manovra iniqua e purtroppo che non serve al Paese. Una manovra che ha un aumento di tassazione, ha avuto uno scontro terribile nel loro interno di questa maggioranza, ed oggi purtroppo non abbiamo neanche avuto quella possibilità che secondo me potevamo in qualche modo raddrizzare alcune norme, invece purtroppo per i loro ritardi non si è fatto nulla. Noi addirittura sabato abbiamo abbandonato il bilancio perché insomma diventava davvero ipocrita continuare una fase di dibattito dove l'input era di non approvare niente, di non poter fare niente, insomma, quindi è davvero imbarazzante su questa cosa, anzi addirittura c'è stata anche mancanza di rispetto in qualche modo a quelle che sono le vere opposizioni. Considerate che addirittura Garavaglia stesso ha dovuto fare una sua disamina di questa manovra dove non c'era in aula nessuno, non c'era neanche il governo, questo è ancora più grave, quindi è davvero una mancanza di rispetto per quelle che sono le istituzioni che tanto loro inneggiano invece per rimanere in quelle poltrone, insomma. Cioè, tra l'altro mi pare di capire che ci siano, che sia stata fatta una certa furbata, no? Nel senso che per esempio doveva scattare anche l'aumento delle tariffe autostradali, ma questo è stato posticipato, ma forse perché ci sono le elezioni in Emilia, non si sa mai, che dovessero contribuire alla sconfitta del centrosinistra. È possibile questo? Perché tutta una serie di cose che sono state posticipate danno l'idea che insomma, no, si voglia fare un inizio d'anno soft per poi arrivare con la mazzata. O no? Guarda, hanno fatto una cosa vergognosa perché hanno posticipato tutte le varie tasse, chi entra a marzo, chi entra a aprile, chi entra a luglio, quindi davvero imbarazzante, ma alla fine quello che conta è che purtroppo la gente sa che ormai non serve più pensare di poter fare questi escamotaggi, che le tasse aumenteranno, specialmente in Emilia avremo le tasse sulla plastic tax famosa, insomma sulla plastica, cosa già che ha danneggiato in qualche modo anche l'Europa con una tassazione maggiore. Siamo stati capaci di metterci il dazio da solo, pensate che in Europa siamo la prima diciamo manufatturiera su quello che riguarda la stessa plastica e noi abbiamo messo una tassa in più, quindi davvero imbarazzante. Io credo che va bene che ci sia anche un rispetto dell'ambiente, ma l'ambiente si rispetta con la cultura e non con le stesse tasse, quindi una forte penalizzazione a questo elemento, e io penso che invece dovevamo in qualche modo dare una forte invece incentivo a quello che era il suo riciclo. Peraltro per esempio anche voci terze, sicuramente terze, no? Cito Milena Gabanelli sul Corriere della Sera a proposito di un'altra tassa nuova che viene introdotta, la sugar tax, oggi scrive che non serve a niente se non a far entrare qualche centinaio di milioni in più nel bilancio dello Stato, ma certamente La vera cosa è che siamo di fronte a una situazione imbarazzante dove davvero non c'è una visione di quella macroeconomica, di quello che potrebbe essere insomma rilancio del paese, e siamo di fronte invece a una situazione davvero imbarazzante perché mettono delle micro tasse per gestire al meglio quelle piccole entrate, casomai per fare alcuni spostamenti di bilancio. Io penso davvero siamo di fronte a una situazione imbarazzante vera, sì. Comunque litigi, lei l'ha sottolineato all'inizio, tra le diverse parti che compongono questa maggioranza, però poi alla fine insomma si limita tutto, no? Gli effetti non si verificano, non ci sono, anche se le differenze sono notevoli e importanti, no? Parlavamo prima con altri ospiti del collante della paura delle elezioni, ma questo collante rimarrà, insomma, non mi pare che sia destinato ad allentarsi, o no? Guarda, noi stiamo vivendo secondo me in una fase di imbarazzante questa situazione politica dove davvero c'è si decanta quello che significa istituzione e Parlamento, e non si capisce che per fare un governo c'è bisogno di una visione, di un programma unitario dello stesso governo. Pensare che è tutto un litigio per portare avanti alcune azioni è davvero, davvero degradante per l'Italia. E poi queste azioni diventano tutte cose mediate,
e che quindi non portano ad avere effetti, ma anzi portano a mitigare gli effetti che potrebbero avere secondo ogni opinione che ognuno ha. Io penso davvero che siamo arrivati a un certo punto che secondo me dobbiamo renderci conto che per fare qualcosa dobbiamo tornare al voto, sì, tornare al voto, perché significherebbe dare una stabilità al governo che in qualche modo viene eletto sulla base di un programma, e non di una stessa persona, e su quel programma secondo me si può passare dopo il vero rilancio che potremmo avere. Questo succederà? Io sono fiducioso, vi dico la verità, perché vedo del malessere continuo, io nei meandri dei palazzi si respira un'aria pesante da parte un po' tutti i partiti politici di maggioranza, si evince sempre di più la non possibilità di poter mettere in campo le azioni che ognuno vorrebbe e si va soltanto a spot su alcuni ambiti. Spero davvero che presto si possa tornare al voto e dare un governo stabile a questo paese, che sicuramente saprà definire così perlomeno alcune politiche importantissime che riguardano appunto lo sviluppo e l'industria. Comunque oggi alle 15.30 la manovra passa, non ci sono dubbi, non ci sono franchitiratori, non ci sono cose, no? No, alla Camera non credo che sia previsto questo, c'è un forte... pensiero negativo, guarda, io ci sarà gente che voterà suo malgrado questa manovra, si sente, però credo che oggi non ci saranno problemi, insomma passerà questa manovra iniqua e speriamo che poi a gennaio invece possa in qualche modo aprirsi una stagione diversa, una stagione che si dà al popolo la volontà di scegliere e di poter dare appunto un governo stabile. Ne abbiamo davvero bisogno, perché altrimenti l'Italia diventa davvero drammatica questa situazione. Onorevole Durigon, si stava finendo, scusi, sì. No? Siamo in pieno recesso . E quindi c'era bisogno di una politica espansiva. Con questa manovra passeremo un altro anno brutto. Onorevole Durigon, grazie, buona serata, buona giornata, buon lavoro.